sono stati assolti l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il direttore centrale David Canestri, imputati per ostacolo alla vigilanza. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loprete. Abbiamo potuto dimostrare veramente la correttezza dell'operato, ma veramente la buona fede di chi era imputato. E quindi ci speravamo tanto in questa sentenza. Questo processo si è celebrato con abbreviato, noi abbiamo accettato il rito abbreviato e il processo si è definito con una sentenza di assoluzione piena sulla base delle carte raccolte dall'accusa. E quindi il segnale è molto importante, siamo molto soddisfatti, e lo sono ovviamente anche i nostri assistiti, di questo riconoscimento di questa sentenza. Il fatto non sussiste è la formula usata dal GUP per quanto riguarda l'operazione relativa alla cessione di immobili, in particolare quelle della società Palazzo della Fonte, una di quelle sulle quali gli ispettori di Banca Italia avevano segnalato possibili criticità di rilevanza penale nel bilancio 2012. Il fatto non costituisce reato, è invece la formula usata dal GUP, Anna Maria Loprete, per il capo di imputazione relativo ai presunti crediti deteriorati. Sono due formule assolutorie piene, 530 primo comma, per cui ritengo che attenderemo anche noi, quando scriverà poi la motivazione, vedere se il giudice ha seguito il ragionamento che abbiamo portato alla sua attenzione. Giudice sereno, tranquillo, che aveva già dato prova di assoluta serenità e imparzialità nel momento stesso delle prime udienze, in cui, ricorderete, erano state escluse quelle 200 errotti parti civili che avevano chiesto di poter entrare nel giudizio lamentando un presunto danno. L'accusa era sostenuta dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi e dal PM Giulia Maggiore, che avevano chiesto 2 anni e 8 mesi per Fornasari e Bronchi e 2 anni per Canestri. L'ex direttore generale e il direttore centrale erano presenti alla lettura della sentenza, mentre Fornasari, che aveva assistito alla prima parte dell'udienza, è stato chiamato dal suo avvocato Antonio Davirro, che gli ha comunicato l'assoluzione. Ha operato sempre nell'interesse della banca ed è subentrato in un momento in cui esistevano delle gravi difficoltà riferibili alla precedente amministrazione, e ha cercato e si è adoperato in tutte le maniere per portare in salvo la banca. Poi purtroppo problemi, le difficoltà economiche, le crisi economiche delle banche non hanno consentito di poter ottenere una soluzione favorevole, però questa sentenza riconosce e dà atto della correttezza dell'operato del presidente Fornasari.